parliamo un attimo. Chiediamogli semplicemente che nelle regioni come la Lombardia, perché grazie a Corbetta hanno scoperto, ragazzi, in Lombardia abbiamo una sovradimensionamento degli impianti di incenerimento rispetto ai rifiuti che abbiamo. Ci vogliono mandare i rifiuti dalle altre regioni, vogliono dividerli su tutti gli inceneritori che ci sono, dicono vabbè, magari non ne costruiamo più. Due parole per Cinisello Balsamo TV. Addirittura avete fatto la TV. Certo. Persone serie. Eh sì, 116 parole importanti le stanno dicendo i ragazzi sul palco. Raccontaci cosa fa in regione in breve. Inceneritori entro 2020, come chiede l'Europa. Nella commissione attività produttive, la commissione bilancio, tavolo di lavoro così a politica. Perfetto. Ma non è più interessante seguire Max? Seguiamo tutti, facciamo interviste parte, in giro. Sul lavoro, ci vediamo dopo. Sulle rinnovabili, ciao, sull'incentivazione per gli edifici. È proprio quello su cui abbiamo spinto, perché appunto, non siamo neanche noi, i dati ce li hanno già, e questa è la cosa pazzesca. I dati ce li hanno già. Non c'è nessuna volontà di cambiare le cose. Il Cresme ha detto semplicemente che con l'eco bonus, che abbiamo spinto anche noi, con l'eco bonus si sono creati più di 200.000 posti di lavoro. E se fosse stabilizzato non di anno in anno, ma per 4-5 anni, noi avremmo un incasso per lo Stato che è maggiore, con dei benefici per la collettività che non sono calcolabili, come risparmio energetico, come risparmio di risorse e di materie prime. Questo non lo calcolano, non ce la fanno, non riescono a avere un programma che duri più di 2 settimane. Loro il programma adesso, loro sostanzialmente, diciamocela chiaramente, loro devono tirare il semestre europeo. Quando hanno in mano il semestre europeo possiamo andare anche alle elezioni. Lui sta dicendo questa roba bisogna spiegarla in TV. Non credere che questi mezzi di comunicazione ti lasciano questo spazio. La televisione è il nemico. È il nemico oggi. È abbastanza validato. Allora, lui dice una cosa giusta, cioè trovare magari degli argomenti che siano particolarmente divisivi rispetto al renzismo. E questo dell'ecologia, degli inceneritori, c'è appunto quel video di cui parla lui, in cui Renzi insulta una dottoressa che raccontava degli studi rispetto a... Ciao James! Hola dottore! Renzi la insulta. Però ascoltate, questa piazza dimostra che stiamo facendo una rivoluzione totalmente differente, cioè noi stiamo rispondendo all'occupazione abusiva del sistema televisivo con centinaia e centinaia di micro eventi in tutto il territorio italiano. Un po' come migliaia di capillari di cittadini, in questo caso portavoce, parlamentari della Repubblica che vengono qui, che si smazzano, guardate, ci stiamo smazzando in ogni modo. Sarebbe molto facile fare il deputato dei partiti, è molto facile. Va in aula dal martedì al giovedì, voti esclusivamente guardando quello che ti dicono di votare. Magari in tanti non vanno neanche in televisione, perché quelli che vanno in televisione invece non vengono in aula, perché si separano i compiti. In questo modo ti intaschi 16.000 euro al mese, nessuno ti conosce perché magari non sei un volto conosciuto, e ti godi la vita. Sarebbe facile. Noi abbiamo scelto un'altra strada, che è quella di una rivoluzione totalmente democratica, però deve iniziare a partire qua dentro. Prima si parlava molto di Lega, qualcuno citava la Lega. Qualche giorno fa, ogni tanto capita che Bossi all'ufficio nel palazzo dei gruppi, è chiaramente malato, io tra l'altro ho un profondo rispetto per la malattia, ogni tanto ho preso l'ascensore con Bossi. Sta molto male, quindi mi fa anche un po' pena. Qualche giorno fa gli ho chiesto, ma come sta la Lega così? E lui mi ha risposto, insomma, in questo modo, poverino, che parla male, cioè proprio con un'idea di grande sofferenza. Io l'ho interpretata, poi magari sbaglio, la sofferenza di una persona che ha commesso degli errori atroci e che vede con nostalgia un passato in cui poteva fare delle cose molto molto importanti e non le ha fatte. Io sono di Roma. Io non ho mai votato la Lega, sono stato uno di quelli che ha manifestato contro la Lega, anche perché spesso ero anch'io vittima di una disinformazione che mi rendo conto ha subito anche la Lega, che è stata attaccata in maniera incredibile, al di là di alcuni drammi che certamente la Lega ha commesso. Però non si può negare che soprattutto quella Lega, la prima Lega Lombarda, fosse un movimento antisistema, contro la partitocrazia, contro la Roma ladrona, e Roma è ladrona, le istituzioni, non i romani.
Eppure è diventata un movimento che ha rendicontato le mutande in Piemonte, si è comprata diamanti e lingotti d'oro o lauree al figlio di Bossi, e io ho visto negli occhi di Bossi proprio la desolazione, come dire, avevamo una possibilità e ce la siamo giocata. Io l'ho interpretata in questo modo. Come te la giochi quella possibilità? Come hai perso tu la possibilità di incidere alleandoti con il malaffare? Loro pensavano di poter ottenere dei risultati alleandosi con mafiosi o amici di mafiosi come Berlusconi e Dell'Utri, perché di questo si tratta, per ottenere un federalismo che poi anche quello fiscale è stato uno spot, perché non è cambiato nulla nel nord. Ma quando tu ti abbracci mortalmente con dei delinquenti, perché di questo si tratta, alla fine diventi un po' come loro. Perché diventi come loro? E in questo parlo un po' del movimento e del senso. Noi siamo veramente differenti, però occhio, ci dobbiamo restare differenti. Diventi come loro quando ti stacchi dalla realtà. C'è in Parlamento un corridoio bellissimo, lussuoso, che si chiama il Transatlantico, che sta davanti all'entrata, ci sono due porte molto grandi, bellissime, dalle quali si accede all'aula, dove possiamo entrare solo noi i commessi, tra l'altro. Questo corridoio lussuoso con delle piante molto belle, con dei divani probabilmente in pelle umana, non lo so, però delle cose. E ci sono deputati che si riuniscono lì, che si incontrano, che parlano fuori, fumano, i giornalisti, magari i direttori dei giornali, e fanno anche dei capannelli e si riuniscono tra di loro. Io non li ho mai sentiti, quelli dei partiti, mai, mai litigare, cosa che invece noi facciamo anche pesantemente. Noi litighiamo pesantemente in assemblea, litigare su un problema del cittadino. Cioè entrano parlando dei problemi del cittadino, perché durante le campagne elettorali parlano di questi problemi e dicono delle frasi bellissime. Attenzione, guardate che da qui in poi in avanti Renzi con il PD dirà anche delle cose estremamente condivisibili, però appunto parliamo, come diceva prima Massimo, di credibilità. Entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono per parlare esclusivamente dei problemi loro. Io sentivo, soprattutto i primi tempi, che non mi conoscevano, adesso mi odiano, mi infilavo, sì, mi detestano, mi infilavo tra i deputati, magari del PD, Cooper, Loi Civa, di queste persone qua, e dicevano: dobbiamo salvare questa corrente, occhio a lui che ti vuole fregare la poltrona, dobbiamo appoggiare quella corrente lì perché quell'altra poi dobbiamo mettere i nostri in quel punto. Cioè era il sistema, io ho capito un po' il meccanismo, è salvaguardare se stesso. Perché? Perché il peccato originale è il concetto di politica per professione. E questo è il peccato originale. Cioè nel momento in cui io entro, magari Civati, qua credo sia terra PD, mi dicevano, no? Sì. Ecco, Civati, che è davvero una foglia di fico, cioè una persona che vota esattamente come vota Brunetta, sempre, solo che poi la sera se ne pente e sfoga i suoi malanni su Facebook. Dice: io a questo punto preferisco Brunetta, che quantomeno vota coerentemente delle porcate, ma non è un frustrato.